se sarete poveri nel cuore, beati voi, sarà vostro il regno di Dio Padre. Se sarete voi che piangerete, beati voi, perché un giorno vi buona giornata a tutti, grande festa, solennità di tutti i santi. Alcune proprio piccole indicazioni previe. La prima, vivi questa giornata di solennità di tutti i santi guardando i santi come esempio aiuto, esempio aiuto, esempio aiuto. Ecco, questo, ci diamo questo piccolo consiglio spirituale, non solo come aiuto per tutte le tue necessità, ma come esempio per diventare più mite, più operatrice, operatore di pace, più capace di asciugare lacrime, insomma, esempio è come esempio di carità. Questo è il primo piccolo consiglio spirituale. La Chiesa legge, Matteo capitolo 5, quello che conosci come il discorso delle beatitudini. Allora, due piccole cose. La prima è questa. Vedi Matteo come inizia? Questo è proprio uno spunto che ci diamo a livello biblico. Matteo inizia così. Questo può servire per tutte le volte che trovi delle introduzioni come questa, dove dicono Gesù come si atteggia. Non sono mai solo introduzioni, ma sono già chiavi interpretative per il brano. Senti, Gesù, vedendo le folle, bellissimo, salì in alto, salì sul monte, si mise a sedere e si avvicinarono i suoi discepoli. Attenzione, perché qua Gesù realizza Deuteronomio al capitolo 30, versetto 11. Prova ad andare a vederlo, lo porta a compimento. Deuteronomio, libro del Deuteronomio, capitolo 30, versetto 11, come porta a compimento anche le due tavole della legge. Mosè sul Sinai, che riceve le tavole della legge. Questo viene portato a compimento. Senti Deuteronomio, vallo a vedere, bellissimo. Il comando che oggi ti ordino, senti Dio, bellissimo, non è troppo in alto, né troppo lontano da te. Non è troppo in alto tanto che qualcuno possa dire chi arriverà fino al cielo per farlo scendere, o troppo lontano da te per dire chi andrà al di là del mare per portarcelo. No, il comando che oggi ti ordino, ecco qua. Senti tra l'altro la parola comandamenti, te la ricordi la scorsa volta? È molto vicino a te, Deuteronomio. E nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu possa metterlo in pratica. Gesù salì sul monte, senti, la parola è alta, si mise a sedere, ma non è distante da noi, ragazzi. La parola di Dio è alta, ma non distante da noi. Si mise a sedere, senti come la parola siede dentro di noi. E si avvicinarono i suoi discepoli. La parola è praticabile, non impossibile. Questo, ragazzi, mi raccomando, per non cadere nel tranellino del diavoletto sulla solennità di tutti i santi, dove dici io chiedo aiuto a Padre Pio, a Madre Teresa, a Giovanni Paolo, a Bernadette, a Don Bosco, lo prego tanto, però è essere come lui, no, qui è il tranellino del diavoletto. Io prego Don Bosco
perché faccia guarire quella persona, quell'altra, perché mi aiuti. Benissimo, perfetto. Ma se mi dicono devi essere santa, santo come Don Bosco, come Madre Teresa, vabbè, no, no. Attenzione al tranellino, ragazzi, che qui ci tagliamo le gambe da soli. Qui non è il problema, devi saper giocare a pallacanestro come James LeBron. Tu dici, ma io sono alto 1,65, ma non sono capace. Perfetto, ma non è quello il fatto. La parola di Dio non è pallacanestro, non è il calcio, non è il golf, non è il tennis. Pallacanestro è altro. La parola di Dio è alta, ma riposa nel cuore ed è praticabile da tutti. Fratelli e sorelle, se tu mi chiedi, ma perché il diavoletto mi tenta su quello, sul tagliarmi le gambe da solo, discorso delle beatitudini, perché non ti vuole felice, è per forza, non vuole la felicità. Bellissimo, fratelli e sorelle, mi raccomando questo, un'altra piccola cosa me la permetti di catechismo facile facile. Se tuo figlio, tua figlia ti chiede, mamma, papà, ma i santi, che differenza c'è tra loro e una persona buona? Una persona buona e un santo. Tu puoi rispondere anche in questo modo, questo è catechismo ABC, facile facile. Il santo, la santa, Madre Teresa, Don Bosco, Giovanni Paolo, è colui, colei, attenzione, che ha fatto diventare la beatitudine, che sta scritta, un comandamento. La beatitudine nei santi diventa comandamento, cioè io devo per forza seguire. Esempietto, beati i miti, beati coloro che non si arrabbiano, che non rispondono, beati coloro che perdonano, beati gli operatori di pace, che mettono sempre pace, mai zizzania, che non sparlano mai, che frenano sempre la loro lingua, che non dicono mai niente contro qualcuno. I santi, queste cose qua, il frenare la lingua, loro se lo sono posti come comandamento, cioè per loro non uccidere, non rubare, era una conseguenza di questo. Perché, ragazzi, chi non mette mai zizzania, chi perdona, chi è mite, ma questo non ucciderà mai, non ruberà mai, non desidererà mai una donna di altri, un uomo di altri, non dirà mai una bugia. Chi ha fame e sete della giustizia, ragazzi, ma non sarà mai invidioso. Ragazzi, questo è ABC catechismo, eh? Se te lo chiedono, il santo, la santa è colui che ha fatto di ogni beatitudine un comandamento, tanto che è diventato il suo esame di coscienza. Quanto ho perdonato oggi, quanto ho frenato la lingua, quanto sono stato mite, quanto sono stato puro di cuore. Questi santi, ragazzi, entriamo. Una chiave interpretativa la devi notare. Se noti, la prima e l'ultima beatitudine, devi soffermarti sui tempi del verbo. La prima e l'ultima beatitudine sono al presente, le altre al futuro. Questa te la lascio, ragazzi, rileggi le beatitudini che sicuramente conosci, ma questa te la lascio importante, ragazzi. La prima, beati i poveri spirito, verbo, perché di essi è il regno dei cieli, cioè il paradiso è già loro dentro ora. Le beatitudini, ragazzi, hanno sempre questi due tempi che però si toccano, sono assolutamente conseguenti, cioè l'ora e il dopo, l'adesso e il paradiso, la terra e il cielo. Le beatitudini hanno due tempi che però si toccano, a dirti il paradiso inizia qui. La prima beatitudine, perché di essi è il regno dei cieli,
e le beatitudini aprono con una parola: beati i poveri in spirito, cioè umiltà. Ragazzi, l'inizio di ogni santità è l'umiltà. Tu mi chiedi, ma tutti i santi, tutti quelli che io ti dico sul calendario, da cosa sono uniti? Da due parole. Prima, l'umiltà. L'umiltà è il motorino di avviamento della santità. La seconda, beatitudine ultima. Vai a vedere versetto 10. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è tempo presente il regno dei cieli. Seconda parola, se il motorino d'avviamento è l'umiltà, la seconda parola grande, ragazzi, che ci serve tantissimo, è la parola testimonianza, cioè martirio. I perseguitati per causa della giustizia, perché seguono me e vogliono essere giusti e saranno perseguitati. Infatti, versetto 11, vedi Gesù come amplia questo. Ragazzi, tieni conto sul tema della testimonianza, che è la parola chiave, vai a vedere, di tutti i capitoli apocalittici dei Vangeli. Negli ultimi tempi, bellissimo, prima della fine di questo mondo, negli ultimi tempi, la parola chiave è testimonianza. Non abbiate paura, sentirete parlare di guerre, di rivoluzioni, di pestilenze. Non è ancora la fine. Prima di tutte queste cose metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno. Vai a vedere capitoli apocalittici dei sinottici. Questo vi renderà occasione di dare testimonianza. Fratelli e sorelle, tienilo, perché guarda che questo ci insegna tanto anche sul tempo che vivi, sulla nostra storia, sulla mia, sulla tua, ti insegna tanto. Motorino d'avviamento è l'umiltà, e i chilometri percorsi hanno sempre un'unica parola, testimonianza. Nel mezzo sono tutti verbi al futuro. Ti dico solo una piccola cosa: beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Senti, ragazzi, non commettiamo questo errore. Beati quelli che sono nel pianto, non è: ah, allora qui bisogna piangere, ah beh, allora qui che tristezza. No, no, attenzione, non è questo. Non è che il pianto di per sé rende felici, no ragazzi, no, perché il pianto non è meritevole. Se uno piange perché ti ha pestato un piede, o perché hai preso un 4 di matematica, ti ha lasciato la ragazza, non va bene in ufficio, non stai bene, c'è un problema in famiglia, quello non è meritorio di suo né porta felicità. Questo pianto, beati quelli che sono nel pianto, è beati quelli che asciugano lacrime, che si chinano nel pianto degli altri. Qui trovi santi che scelgono liberamente di asciugare le lacrime. Infatti, sapienza dirà, eliminerà la morte per sempre, Dio. Asciugherà le loro lacrime. Attenzione, fratelli e sorelle, questo è il grande impegno della solennità di tutti i santi. Scegliere liberamente le beatitudini per di là godere di ciò che tu hai scelto. Beati miti, scegliere liberamente la mitezza per godere di là della mitezza. Beati puri di cuore, scegliere liberamente la purezza di cuore per provare di là solo purezza di cuore. Fratelli e sorelle, te la lascio questa riflessione, perché la beatitudine parte sempre dalla libertà. La beatitudine parte sempre dalla libertà. Piccola cosa finale, con cosa la Chiesa accompagna le beatitudini, per forza di cose, con Giovanni. Vai a vedere.
vedere, prima, seconda lettura. Nella prima lettura, te lo ricordi, torna al capitolo 7 di Apocalisse, cioè l'abito nuziale. Quelli vestiti di bianco, vai a vedere, chi sono, da dove vengono? Sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti, ti ricordi, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Bellissimo. Ti lascio però, per la tua riflessione, questo è un piccolo cenno di filosofia della storia, cioè come la Bibbia interpreta tutta la storia. Vai a vedere capitolo 7 di Apocalisse, versetto 2-3. In due versetti, tu pensa alla parola di Dio, la potenza. In due versetti l'Apocalisse ti dà il succo di tutta la storia. Da Genesi 3, il peccato. Adamo ed Eva, il frutto. Il peccato. Al ritorno di Gesù, la fine della storia. Vai a vedere versetti 2-3. Non ti dico niente, solo una piccola cosa. L'angelo che veniva da Oriente, il luogo dove Dio abita, teneva il sigillo del Dio vivente, cioè la croce, e disse: non devastate nella terra, nel mare, nelle piante. Aspettate a devastare, a chiudere la storia. Aspettate finché abbiamo impresso il sigillo del Dio vivente sulla fronte dei servi di Dio. Quello, ragazzi, te lo lascio come tua meditazione biblica, è il riassunto di tutta la storia. Tieni conto la parola chiave, testimonianza. Tienila conto soprattutto oggi. Buona solennità, i santi sono per noi di esempio e di aiuto. Avvisi, bellissimo, inizia il mese di novembre, domenica, solennità di tutti i santi, orario festivo, nelle chiese non si celebra in cimitero. Lunedì 2 novembre, commemorazione di tutti i fedeli defunti, la Santa Messa per tutti i nostri defunti alle 16 in chiesa a San Pietro. Venerdì 6 novembre giungono a Villanova le reliquie di Santa Rita alle 15:30 in piazza San Pietro. Don Luigino presiede in chiesa San Pietro un momento di preghiera di accoglienza e poi alle ore 16 la Santa Messa. Le reliquie poi saranno trasferite in santuario alla Madonnina, dove rimarranno per la venerazione. Buona settimana a tutti, il Signore ci benedice, chiediamo l'intercessione di Maria, di San Giuseppe, di tutti i santi. Il Signore sia con voi, vi benedica e benedica tutte le persone che vivono momenti di malattia. Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona solennità.